Siamo all'Altalia Practice Camp, parliamo con il playmaker della Viola Giovanile, figlio d'arte Alfonso Zampogna. Alfonso, un'impressione su questo camp innanzitutto? È un camp davvero ben organizzato, senza dubbio con istruttori di primissimo livello, come per esempio Gaetano Gebbia, Ciccio Barilla, ovviamente Gianni Benedetto, il nostro allenatore della prima squadra, perciò non mi posso sicuramente lamentare. Allora, nel primo giorno ti abbiamo visto effettuare un movimento molto molto particolare, Body Roga Move. Dove l'hai visto? Su YouTube? Anche, ma il primo ad insegnarmelo è stato senza dubbio mio padre, come tantissimi altri movimenti, perché da lui so che posso solo apprendere, perciò sono contento e quando ho la possibilità di farlo, certo non mi tiro indietro. Ok, è arrivata una bella convocazione a Reggio Canestro Day, proprio per giocare contro tuo padre. Com'è andata? A un certo punto ha provato un arresto del tiro, gli è andata male. Certo, ma secondo me l'ha fatta più apposta perché non si poteva permettere di segnare in faccia a suo figlio, guarda. Sicuramente è andata così, perché so che mio padre quel tiro non lo sbaglierà mai. Progetti per il futuro? Spero di arrivare il più in alto possibile, non lo so. Quello che posso fare è provo a farlo. Dove ti vedi da qui ai prossimi anni? Qual è il tuo sogno? Un sogno ben preciso non ce l'ho, più che altro quello che hanno tutti i ragazzi, magari giocare in NBA o comunque nel più grande campionato possibile. Grazie mille Alfonso. Ciao, grazie ciao. A voi.